shot, one opportunity. He sees everything you ever wanted. One moment, did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, blow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. So stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass. Lose yourself in the music, the moment you own. But you better never let it go. If you only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own. But you better never let it go. If you only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity. Bentrovati dal Palasport Nando Di Leo, finalmente un bel sorriso per l'Udas Basket Cerignola che vince sul Senigallia per 75-68 al termine di una gara intricatissima ma che con il cuore, la grinta e la determinazione hanno portato a casa questo importante successo. Come vedete siamo qui con Gigi Marinelli, il coach della formazione biancazzurra, e con il neo acquisto Gennaro Tessitore. Allora Gigi, è stata una partita sofferentissima, una prima parte difficoltosa, ma dal terzo quarto in poi avete veramente portato a casa un successo importante con il cuore e con la grinta che volevi. Sì, abbiamo avuto dei passaggi a vuoto soprattutto il secondo quarto e l'inizio del terzo quarto, quando siamo andati anche sotto di 10 punti, oltre al fatto che abbiamo avuto una situazione per tutta la gara precaria soprattutto per quanto concerne i falli, oltre al fatto che abbiamo avuto anche un forfè all'ultimo momento di Nicola Marcus. Però siamo stati molto bravi a rientrare partendo dalla difesa. Noi siamo una squadra che se tiene gli avversari sotto i 70 punti le partite le può vincere. Avevo chiesto questo ai miei ragazzi prima della partita e sono molto contento perché ci abbiamo messo tanta energia in difesa e in attacco siamo andati con più concentrazione, siamo andati più grintosi e devo dire abbiamo fatto un'ottima partita, sia con delle buone percentuali dai tre punti, abbiamo dominato anche al rimbalzo con 9 rimbalzi in più. E rispetto alle precedenti partite anche meno palle perse, anche se qualcuna negli ultimi minuti ci poteva costare cara, così come gli ultimi due tiri affrettati. Però sono contento perché oggi non era una partita semplice, perché anche l'inserimento di Gennaro da appena un giorno non era per niente facile e scontato, doveva trovare i meccanismi, infatti nella prima parte ha avuto qualche difficoltà nel ricordarsi magari i giochi, ma è normale perché lui deve conoscere anche come si muovono i compagni e la stessa cosa lo faranno i compagni. Però sono contento perché io penso che Gennaro ci darà una grossa mano in questo finale di campionato. Senti Gigi, adesso questa è una buona iniezione di fiducia in vista di domenica quando ci sarà il derby con la capolista San Severo, che tra l'altro ha perso proprio poco prima che voi giocaste. Ma sì, è una partita complicata, difficile, noi dobbiamo fare il nostro, abbiamo sicuramente tre impegni molto difficili, la prima a San Severo e poi le due trasferte di Matera e Nardò, però dobbiamo essere anche obiettivi, un passo alla volta, visto che a Cerignola insomma un passo alla volta, quindi voglio dire dobbiamo guardare partita dopo partita e niente, l'importante era prima cosa aver distanziato Ortona e Perugia, poi dobbiamo ora concentrarci su Fabriano, quindi dobbiamo cercare di riprendere Fabriano e poi soprattutto dobbiamo capire anche
il recupero di Nunzio e capire come muoverci sul mercato, quindi senza, voglio dire, senza fretta, perché dobbiamo cercare di avere la squadra migliore più avanti, quando davvero le partite saranno importanti. Gennaro, è stato un esordio certamente positivo, soprattutto perché ti sei allenato pochissimo da quando sei arrivato. Quali sono le tue sensazioni dopo questa vittoria? Sensazioni sicuramente ottime, ovviamente sono qui da ieri, ho fatto il possibile, però l'importante comunque è aver vinto. Poi ora abbiamo tempo per provare le nostre cose, io per conoscere i miei compagni, cercare di... diciamo, come posso dire, inserirmi senza, diciamo, distruggere tutto il lavoro che c'era prima. E niente, comunque ottima vittoria, ho trovato un ottimo gruppo e sono sicuro che comunque faremo bene, questo sicuramente. Come te l'aspetti San Severo, Gennaro? San Severo è prima e quindi comunque penso sia, no penso, è un'ottima squadra, costruita per fare bene, costruita per vincere. Ovviamente noi giocando in casa abbiamo un obbligo di provarci, ma poi comunque si sa, niente è scontato e sarà anche un ottimo stimolo a giocare con la prima in classifica e poi quello che succederà, succederà. Grazie a Gennaro Tessitore, grazie a Gigi Marinelli. Ricordiamo il finale 75-68 per l'Udas Basket Cirignola. Mimmo Siena, da notiziaweb.it, Palla Sport Nando Di Leo, Cirignola.